Questo progetto si chiama Arsinoe. Eh, Arsinoe era la sorella di Cleopatra, così avete informazioni veramente importanti uscendo da questo convegno. Eh, è un progetto che è basato su, molto interessante perché è basato sull'innovazione dal basso. Cioè le, la creazione di un sistema, di, di sistemi, scusate il gioco di parole, per poter fronteggiare il cambiamento climatico ognuno nelle varie campi di competenza. Questo progetto è articolato in nove casi studio e potete notarli che vanno dalla Grecia, eh, dalla Grecia alla, alla Danimarca, all'Inghilterra, perché gli inglesi sono riusciti ad entrare in un progetto europeo dopo che hanno fatto la Brexit. Sono, per me sono un mito, gli inglesi, ragazzi. E quindi. Eh, mh, fuori all'Europa e loro prendono soldi all'Europa sono grandi, sono grandi dopodiché abbiamo tutta una serie di una zona del Mediterraneo orientale e poi mi sono dimenticato le isole Canarie perché sono, per chi non lo sapesse sono vicini al Marocco, io non lo sapevo l'ho scoperto dopo insomma e comunque potete vedere i nove casi studio, volevo farvi notare una cosa velocissima e guardate le foto, ogni foto le casi studio è stata pensata dai greci perché i greci sono i coordinatori del, di questo progetto e ogni foto Riguarda l'argomento base del loro sistema di studio. Guardate Sardegna, mi hanno detto mandaci qualche cosa per il sito. Io gli ho mandato tutta una serie di campi di grano e loro cosa mi mettono? Una spiaggia. <ride> questo è proprio il famoso concetto di luogo comuni. Il problema è che la Sardegna, oltre che andare in spiaggia, qualcuno cerca anche di lavorare ogni tanto. Ecco. Però non ci si riesce, cioè ognuno pensa che noi in Sardegna andiamo tutti al mare. E comunque questo progetto prevede 41. 41 partners, 15 paesi europei e un extraeuropeo che è la Gran Bretagna, e lo tengo a sottolinearlo, poi abbiamo 9 casi di studio 15 milioni di euro, di cui a noi ne becca un 300 mila, insomma, meglio che niente ecco, e, e questi sono tutti gli obiettivi, fra gli obiettivi uno è facilitare la trasformazione di sistemi economici, sociali e finanziari verso la decarbonizzazione e la resilienza climatica, ogni gruppo cerca di agire all'interno del proprio argomento di interesse per cui eh, gli ateniesi cercano di, di, di sconfiggere Sparta, no, no, quella è roba vecchia. Gli ateniesi cercano di approcciare un sistema di inverdimento delle aree pubbliche. Noi invece, noi. Ah, i, i, i tedeschi cercano di vedere di, eh, questo approccio di sistema finalizzato alla salvaguardia del bacino del Reno. Eh, I sardi, cioè scusate, gli italiani perché siamo l'unico caso studio in Italia, noi ci siamo basati su strategie di adattamento prendendo in considerazione due punti fondamentali che sono la sicurezza alimentare e l'altro la, le strategie di adattamento attraverso una cultura fondamentale, una cultura base che è il grano duro. Dunque, la sicurezza alimentare, noi siamo come Cassandra, cioè siamo anni, io ma anche i miei colleghi, che diciamo stiamo attenti ragazzi, perché con i cambiamenti climatici la sicurezza alimentare è un... Sistema a rischio anche nei paesi del primo mondo, cioè nei paesi più ricchi. Noi non siamo abituati, noi pensiamo che la carenza di cibo sia un problema dei paesi del Terzo Mondo, Biafra, Mato Grosso, vi ricordate tutte queste. Invece no, il problema è anche nei nostri ambienti, proprio per effetto dei cambiamenti climatici. E non è solo la siccità il rischio, perché tutti pensano che la siccità non piove più, non si raccoglie più. No, è anche l'eccesso idrico perché piove tanto che tu non riesci a seminare. Quindi siamo minacciati da più fronti. L'altro elemento fondamentale è il grano, il grano c'è un motivo che uno dirà, uno dirà che vabbè però ci sono tante culture nel Mediterraneo, perché proprio il grano? Allora, noi abbiamo una, due, due motivazioni. La prima motivazione è che i cereali sono la base della sicurezza alimentare in tutto il mondo. La seconda motivazione è il fatto che è l'unica coltura che io personalmente conosco. Quindi, vedete un po' voi quale possa essere delle due l'argomento. Ecco, ovviamente è il primo, eh? non pensate che. Allora, eh, quindi entriamo, ah, scusatevi. Sicurezza alimentare, quali sono le nostre strategie di adattamento? Uno è la, la nostra storia, il miglioramento genetico. Noi siamo degli stregoni che ogni anno eh, si mettono a fare incroci strani tra le, tra le piante. Vi ricordo che la nostra azienda sperimentale è stata la prima azienda sperimentale italiana dove si è fatto il miglioramento genetico su, eh, su basi scientifiche attraverso l'opera di un grande italiano marchigiano per essere quindi qui vicino ecco, che era eh, il grande l'immenso Nazareno Strampelli ecco, per chi eh, qualche, qualche cosa questo nome volesse dire qualcosa ecco, e fece gran parte delle sue fo fo fortune scientifiche fra Roma e la Sardegna io sono un suo io occupo il suo posto e la mia presenza al, come successore di Strampelli è l'esempio lampante del grado di degradazione dell'agronomia italiana alla, come si chiama nel campo del miglioramento genetico e dell'agronomia quindi per quanto riguarda poi quali sono gli altri elementi fondamentali? La modellistica culturale, l'agricoltura conservativa e poi un nuovo approccio relativo alle pratiche agronomiche. E qui pensiamo in maniera eretica, tanto per citare il buon Fabio e il buon Costantino. E allora, il grano duro è la coltura fondamentale REINFED, cioè alimentata dalle precipitazioni naturali. Noi stiamo cercando di studiare un sistema che cerchi di stabilizzare le produzioni in situazioni di cambiamento climatico attraverso l'irrigazione sostenibile, cioè irrigando la cultura. Se avessi detto questo a mio nonno che faceva l'allevatore e il coltivatore di grano mi avrebbe impiccato da qualche parte, avrebbe cercato un appiglio insomma. Eh, però mio nonno è morto quindi. Eh, L'altro è la concimazione organica e questo è l'elemento fondamentale che costituisce il trade union eh, con il con il progetto di, eh, di concimi biologici. Ricordatevi una cosa: concimazione, concimazione, noi in tutto il mondo industrializzato basiamo il nostro incremento delle produzioni sull'impiego di concimi minerali che provengono da un'area molto tranquilla del pianeta in gran parte. Queste aree molto tranquille sono due, anzi, per essere più precisi: una è la Russia e l'altra è l'Ucraina. Quindi già questo non, non, non ha bisogno di ulteriori commenti, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che la, i concimi minerali sono frutto di un processo industriale che è, è, impiega molta energia ed è eh, environment consuming, cioè consuma risorse ambientali. Per cui il poter utilizzare i rifiuti come risorsa e, con, e come... Mm, costituisce un elemento fondamentale del nostro approccio innovativo per quanto riguarda le pratiche agronomiche. E allora noi abbiamo fatto un, un, abbiamo scritto un articolo diciamo così che eh, come ho raccontato ai miei, ai miei amici poco avanti io sarei stato il primo che avrei, di cui avrei impedito la pubblicazione perché è basato su un, un unico anno di sperimentazione ora se io fossi stato il reviewer di questa cioè praticamente il revisore avrei detto ragazzi dove volete andare con un unico anno però è stato il nostro riuscire a farcelo pubblicare è stato molestamente un esempio di, 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 di grande vendita di fumo cioè effettivamente siamo stati veramente bravissimi e me ne arrego il vanto perché mi hanno nominato corresponding author cioè quello che interagisce con i revisori e la motivazione era Marco parla, parlaci tu perché tu riesci a intortarli, capito ragazzi? <ride> cosa? questo è stato il motivo comunque <ride> scusate la, questo fuori <ride> però <ride> esatto esatto <è> <ride> È stato un miracolo, ragazzi. Non lo so. Comunque, a parte quello, c'era dietro tutto un grosso lavoro perché, eh, poc'anzi, eh, Mir, eh, no, non Mirko eh, Aldo, Aldo Frau vi ha fatto vedere delle foto. Se, eh, quelli che di voi non dormivano si ricorderanno: queste foglie a bandiera, la foglia a bandiera del grano, e eh, vi ha fatto vedere alcune foglie che erano completamente maculate in giallo e altre invece che erano completamente verdi. Allora voi direte, e io sarei stato il primo a pensarlo, e eh, bravi questi, se andate a cercare in mezzo a 10.000 ettari quelle tre foglie malate e quelle tre foglie sane. Invece c'ero presente io e gli dissi, guarda, la tecnica di campionamento è basata sulla randomizzazione, cioè la scelta casuale di spighe. Ora, o Aldo ha avuto una botta di eh, lato B spaventosa che andando alla cieca ha recuperato tre spighe buone e tre spighe cattive, oppure effettivamente c'era una differenza obiettivamente visibile tra, sistemi, tra, tra il tipo di tra, eh, trattamento col concime e trattamento senza concime organico. Eh, però noi non ci siamo fermati a questo aspetto perché non è soltanto la questione visiva. Eh, noi abbiamo cercato di trovare dei parametri di valutazione obiettiva attraverso i quali potessimo valutare l'effettiva risposta di questo sistema e lì siamo stati anche un po' cattivi, cioè nel senso che abbiamo cercato di basarci non sull'impressione visiva ma sul dato numerico. In pratica abbiamo dato i numeri per tre anni e ci siamo riusciti benissimo. Allora, questo che vedete è un'esperimentazione parcellare, vi, cioè basato come vi si diceva prima, un campo sperimentale basato su parcelle di 10 metri quadri. Tengo a precisarvi che valutare i compost in confronto con il concime su parcelline di 10 metri quadri è la situazione sperimentalmente più sfavorevole proprio per i compost. Perché su parcelle così piccole la distribuzione, l'effetto la, della lavorazione dei terreni possono veramente creare un caos di difficile interpretazione. Però eh, nonostante tutto siamo, abbiamo trovato delle, delle eh, cose parecchio interessanti. E vi faccio vedere, questo tenete duro perché mi mancano solo due, due diapositive. Ecco, questi sono i risultati sperimentali. Sulla sinistra avete sette tipi di, eh, di trattamenti diversi, cioè di concimi, o meglio 6 più 1, dove vedete U è untreated, cioè non trattato, è il testimone senza niente. Ci abbiamo la nuda terra praticamente. Poi abbiamo Cimin, è la concimazione minerale utilizzando il fosfato di ammonio, cioè il concime che viene di fondo utilizzato per la, alla semina per, negli ambienti mediterranei. Poi a seguire i vari CN, CS2, CS3, CS4, CS N, sono i cosiddetti compost, i, come si chiama, i soa, sottoprodotti, prodotti ottenuti da sottoprodotti di origine animale. E questi... Questi sono alcuni risultati, abbiamo utilizzato tre parametri fondamentali, a parte l'evoluzione della sostanza organica, SOM, Soil Organic Matter, quindi sostanza organica, e poi abbiamo utilizzato caratteristiche biomorfologiche, altezza della pianta e peso della spiga, poi un indice che è il NDVI, che vi dirò meglio fra un po', e poi abbiamo, i nostri, abbiamo valutato i nostri compost sulla base della resa in granella. Del con, eh, di alcune caratteristiche, di una caratteristica merceologica che è il test weight, cioè il peso etolitrico, così, eh, e poi caratteristiche tecnologiche che sono il contenuto, il contenuto in proteine e in glutine, il colore della granella e l'indice di glutine. Intanto vi faccio vedere, per quanto riguarda l'NDVI, è normalized, eh, di, adesso non mi ricordo, scusate, sotto ansia non mi ricordo più che cos'era, comunque è un indice che è basato sulla, come si chiama, sulla riflettanza, dove vedete un, uno scuro, un, uno, un, un colore scuro più verde, potete vedere che si tratta di mh, una maggiore eh, riflettanza del colore verde verso l'atmosfera. Che cosa vuol dire? Che i campi... Che mostrano un colore scuro più verde, sono, hanno uno stato idrico migliore e soprattutto eh, hanno un maggiore vigore della pianta. E guardate dove vedete la U, vedete che trovate un colore grigiastro. Ecco, quelli sono i campi dove non è stato fatto alcun trattamento, vedete come sono molto molto più chiari. Sono la U. Non guardate me, guardate laggiù, non guardate me perché non ne vale la pena, guardate un attimo, ah scusate eccoli, non mi ero accorto che avevo la diapositiva alle mie spalle. Allora, questi ma okay. il eh? colore dove lo vedi? Il colore verde dove lo vedi? Eh ma ci allora siamo daltonici Fabio, guarda un po'. Guarda qua quanto è verde, qua. L'Amazzonia in confronto è, una, chiama, è proprio un deserto. Tenete presente che avete anche una scarsa, eh, una, un, una scarsa visibilità ecco, del sistema. Ecco, e, si vede su computer, io lo vedo benissimo. Ecco, però, insomma, se non lo vedete, preoccupatevi e parlate con il vostro oculista. Ecco. E, per quanto riguarda, abbiamo notato questo. Ah, questo, no, questo era per eh, questo. Questo era uno specchio per le allorole, quello, no, era giusto per farvi vedere come era organizzato l'esperimento parcellare. Perché io so cos'è un esperimento parcellare, però credo che, voi no, credo che voi non lo sappiate, adesso lo sapete, così andate a casa contenti. E allora, abbiamo visto, guardiamo un attimo le caratteristiche biomorfologiche, cioè altezza della pianta e peso della spiga. Quelle lettere che vedete, non è per far vedere la nostra conoscenza dell'alfabeto fino alla lettera D, sono semplicemente dei parametri statistici, cioè dove c'è una differenza tra le medie statisticamente significativa, questa viene indicata da una lettera, laddove c'è la A, vedete il corrispondente, 73,4 A. Vuol dire che questo, questo gruppo, l'effetto di questo concime è stato talmente superiore al mio rispetto agli altri che l'ha messo in una prima posizione e che l'effetto è stato dovuto al, al, presumibilmente al trattamento, su, cioè su base probabilistica, cioè questo esperimento ha dato questi risultati e se lo ripeteste 100 volte avreste lo stesso risultato 95 volte su 100. ok? Quindi, o a noi ci ha detto particolarmente sempre l'atto B, cioè abbiamo avuto particolare fortuna, oppure questi esperimenti sono comunque sufficientemente affidabili. Abbiamo sempre trovato, per quanto riguarda le caratteristiche biometriche, una, una, eh, risultati favorevoli a il, tutti i gruppi con la C, da CN a CS barra N, rispetto soprattutto al U. Questo vale sia per l'altezza della pianta che per il peso della spiga. Non vi voglio annoiare oltre. Un altro aspetto è che se fossi stato un venditore di fumo vi avrete risultati eclatanti sulle rese, è stato veramente straordinario. Guardate, invece no, cioè non abbiamo trovato differenze statisticamente significative tra il peso tra la resa e il concime utilizzato. Addirittura non ci sono differenze statisticamente significative con il, con, con, con il non concimato. Quindi voi potete dire: vabbè, allora non concimiamo neanche tanto otteniamo gli stessi risultati. No, ragazzi, è molto diverso. Vuol dire che, indipendentemente dal concime che utilizzate, la resa comunque non viene abbattuta, non viene abbattuta, e quindi questi prodotti possono essere sostitutivi dei concimi minerali. E comunque se andate a vedere. Laddove ci sono le, le C siglate abbiamo generalmente una tendenza alla maggiore produttività, solo che almeno in quell'anno non è stata significativamente statistica. Eh, però per tutto quello che riguarda le caratteristiche tecnologiche abbiamo valori più vantaggiosi in relazione ai concimi SOA, dai sottoprodotti di origine animale. In maniera particolare per quanto riguarda un elemento, l'ultima colonna a destra, l'indice di glutine, non trovate elementi né differenze statisticamente significative. Quindi vuol dire che la qualità ai fini della trasformazione non cambia. Potete continuare a utilizzarle e avere la vostra pasta che tiene la cottura come piace a noi. Eh, queste sono, diciamo, sono, non ve le leggo perché ve le ho già dette, queste sono le differenze nel confronti tra non trattato, concime minerale e il SOA, i composti eh, non utilizzati. Però ragazzi, qui il miracolo di aver pubblicato l'articolo è stato che era basato su un unico anno, mentre la sperimentazione è basata su tre anni soltanto che abbiamo avuto qui abbiamo avuto veramente un pochettino di sfiga il primo anno è stato 2018-2019 il secondo anno è stato il 2019-2020 quando per colpa del direttore che adesso finalmente ve lo posso posso fare il mio coming out cioè eh, praticamente dico quando ci ritrovammo con il lockdown da un giorno all'altro il direttore giustamente si fu costretto a impedire l'accesso ai, ai ricercatori e all'azienda e quindi dovevamo ruotare da 20 che eravamo andavamo in 4 e che dovevamo occuparci di tutto, posa dei tubi e eh, concimi. Molti dati non siamo riusciti a elaborarli per tempo, quindi siamo ancora in fase di elaborazione. Eh, però con, eh, al prossimo convegno di Rimini eh, vi potrò far vedere i risultati dell'intero triennio, però una prima conclusione è scaturita ed è fondamentale. L'apporto di sostanza organica ha permesso di sostenere la produzione e la qualità del grano permettendo di sostituire la concimazione in fondo. Il dato che non vi posso far vedere perché ancora lo stiamo verificando è che noi abbiamo concimato il primo anno, abbiamo utilizzato per tre anni la forza residua del suolo, cioè la, gli effetti residui del, del compost e abbiamo notato questo, che il livello della sostanza organica alla fine della sperimentazione si era sì abbassato ma sempre a un livello più alto del livello di partenza. Questi sono dati incoraggianti che vedremo di sviluppare nel, anche nelle prossime. Nelle, quando, non mi invite, quando non mi inviterete a Rimini per parlare del triennio, vi potrò parlare di questi argomenti qua. Grazie per l'attenzione, signora. Grazie davvero.